Volto rassicurante, tono deciso e qualche sorriso in più visto la circostanza. Vladimir Putin ieri, nel giorno del sorteggio dei gironi, era raggiante e ha fatto da padrone di casa, dando il via alle danze a quella che si preannuncia come l'edizione dei mondiali di calcio più spettacolare di sempre. C'era Pelé, Maradona e tanti ex campioni del mondo, una serata scintillante in una cornice spettacolare, come sempre, quando c'è di mezzo il Cremlino. Si parte con Russia e Arabia Saudita il 14 giugno prossimo, dalle urne, orfani dell'Italia, non è uscito un vero e proprio girone di ferro. Spiccano comunque quelli della Spagna, che affronterà il Portogallo di Cristiano Ronaldo, campione d'Europa, e quello dell'Argentina, che dovrà vedersela con l'Islanda, la sua prima partecipazione in assoluto, la Croazia e la Nigeria. Ma il Mondiale non rappresenta solo una grandissima festa sportiva, è un palcoscenico dove mostrare agli occhi del mondo cosa si è capaci di fare. Un evento globale che racchiude in sé anche forti valenze politiche e diplomatiche in un tempo, una congettura storica in cui proprio la Russia di Putin vuole ergersi a faro nella gestione dei conflitti in Medio Oriente e non solo. Finora non si è badato a spese, per impianti e infrastrutture sono stati tirati fuori oltre 10 miliardi di euro, ma da qui fino all'inizio ufficiale di denaro ne verrà speso ancora, perché tutto dovrà essere perfetto. Putin ha parlato di un mondiale dell'amicizia e di un gioco onesto, tralasciando però di parlare dello scandalo doping che sta investendo lo sport russo, con l'intera nazionale che rischia adesso di essere esclusa dalle prossime Olimpiadi invernali che si disputeranno in febbraio in Corea del Sud.